continua il viaggio culturale del Jezziamoc dell'Onyx Jazz Club nei paesi lucani in virtù del protocollo d'intesa con le amministrazioni comunali aderenti alla rete culturale. Mercoledì 2 agosto in Piazza del Popolo a Miglionico è stato il trio formato da Vito Antonio Gasparro al vibrafono, Giuseppe Venezzi al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchi alla batteria a portare il fascino della musica in uno dei borghi più belli d'Italia. Personalmente ho l'onore e il piacere di presentare in anteprima il mio disco Introducing Vito Antonio Gasparro, che insomma vedrà la luce verso fine settembre. Sì. Ci sono sia standard tipici della tradizione afroamericana che composizioni mie personali, quindi originali. Il progetto è sicuramente molto interessante per le sonorità proposte, in quanto un trio con vibrafono, batteria e contrabbasso non è solito da ascoltare in giro. I brani originali sono molto, molto belli, alcuni sicuramente un po' più diciamo audaci per un pubblico magari non addetto ai lavori. Col jazz è tutto è facile e tutto è difficile. Bisogna vivere l'attimo in base anche a quello che ci dà il pubblico e cercare di concentrarci sulla musica originale di Vito Antonio, che è veramente un grandissimo talento. Poi con Giuseppe ci conosciamo da anni, quindi collaboriamo da tanti anni insieme, musicalmente ci conosciamo e quindi riusciamo a divertirci sempre.